pranzo con questo granulato di piselli che è buonissimo. Io uso sia d'estate che d'inverno. D'estate fresco nell'insalata, mentre d'inverno tipo in umido con pomodoro. Molto molto facile. E poi c'è del couscous avanzato da ieri sera e pasta. Easy. Ah, e i broccoli cotti in pentola a pressione. Meraviglioso. A me piace preparare tutto separato, così che poi ognuno si serve e gestisce. Lui è cresciuto con questa filosofia e io l'ho sempre molto apprezzata, perché secondo me è molto mindful eating. Sì, fatti vedere. Niente, oggi ero indeciso. Ero indeciso, l'ho detto, nel dubbio. Io non ti capisco. Tatti, mi fa un bel. Ecco, quindi... per me è un approccio molto mindful eating, perché ti permette di gestirti e mangiare quanto vuoi di quello che vuoi e di rispettare anche il tuo senso della fame. Invece io ad esempio sono cresciuta in una famiglia dove mi veniva messo il piatto pronto davanti e anche venivo esortata a terminarlo, nonostante magari io non avessi più fame. Quindi insomma mi piace molto come approccio e l'abbiamo adottato anche nella nostra tenuta. Vedi chi è pessimo in questo approccio? Luna, non si sa dare una regolata, te più gli metti e lei più mangia. Se tu gli dà un freno, a lei non ce l'hai il freno. Luna non è molto mindful eating. No, per nulla. Miau! Ieri io e Jimmy abbiamo fatto il fioretto di incominciare ad andare a camminare la mattina presto, prima di fare colazione. Quindi ci svegliamo e andiamo. L'abbiamo detto ieri, oggi io ero dalle... Sì, sono stata delle mie osteopate, quindi ho paccato. E quindi chissà se lo faremo. Io so che è una cosa che faremo una volta e poi mai più, ma ok. Quindi, dopo aver poi passato la mattina a lavorare insieme, ora ci alleniamo anche insieme. Io studio l'allenamento upper body e lo testo su di me e su di lui. Yes. Stasera siamo live su Instagram, salutate tutti, piccola inception, non lo so cosa mi sta prendendo, probabilmente sono i primi segnali di impazzire. Sto tagliuzzando il radicchio perché vogliamo fare dei tipo involtini, non so bene come, fagottini con la pasta filo. E scusa, come crema cosa usiamo? Il tofu! Non l'abbiamo studiata molto bene questa ricetta, ma sì. Allora, facciamo involtini di pasta filo con radicchio che sto tutto tagliuzzando e ora lo stufo proprio, nella wok, e poi faccio una crema di tofu, frullando il tofu con un pochino di latte e spezie. Scusate, ma ora devo tornare a seguire la mia live. Così, raga, così. Aiuto, mandate qualcuno alla neuro, cioè, siamo pronti. Mi è venuta di una consistenza meravigliosa. Cioè, sembra veramente ricotta. Top. Così è proprio perfetta, perché rimane bella densa dentro i fagottini. Pasta filo. Io solitamente la taglio a metà. Ok, quindi vado a farcire nel mezzo. Tre fogli sopra. La mia chiusura del fagottino non è grande, una grande cosa. Faccio sopra, sotto e chiudo così.
e poi metto dell'olio in un piattino e vado con il pennellino a spennellare, così da dargli un po' di colore e croccantezza in più. E io vado nella mia adoratissima friggitrice ad aria, perché sapete che tutto viene fatto nella friggitrice ad aria, quasi tutto. E voilà, belli doratini, siamo un po' in catena di montaggio perché due entrano, due escono e li vogliamo mangiare caldi, quindi un pezzo di cena, andiamo, il resto è lì, insomma, un casino. Niente, questa è la nostra cena di questo giovedì sera. Yes, yeah, yeah. Buonanotte. Buono. Allora, da dove si inizia? Uno per uno? Vai, grazie. Tu prendi il più grosso, vai. Grazie. Ho capito. Il più grosso io. Siamo? Sì, ma sbriciola qua. E che devo mangiare dai, in testa? Vieni. Madonna. Ho un piatto in cera. Buonissimo, ho già sentito una brufa. Perché questo è appena stato in... ci vuole poi 2 minuti di riposo. Oh, però è buona anche la coppia. Chi ci ha messo? Radicchio? Radicchio e tofu. Buono. Buono. Di morto. Buono e di morto. Jimmy è sempre più vegan. Ma sì, per cambiare. Ci piace. Non subito, non è lei comprerò le sue azioni, interessante, è esattamente come vi ho detto ieri. Io e Jimmy abbiamo fatto questo fioretto l'altro giorno, di andare a camminare la mattina prima di iniziare a lavorare, quindi l'idea era quella, una volta ogni tanto, di proprio svegliarci ore 7, prendere e uscire. Stamattina alle 7 mi sveglio, mi rigiro nel letto e dico: ma perché bisogna farsi così del male? Allora, piuttosto ho pensato, siccome noi lavoriamo e viviamo nello stesso posto, una cosa furba potrebbe essere il svegliarsi, fare le proprie cose, fare colazione, vestirsi e uscire per andare a lavoro. Cioè, sentite che rigiri di testa? Per andare a lavoro, fare un giro, una passeggiata, come se stessimo appunto andando a lavoro, magari uno cammina, prende la metro, prende e arriva, e tornare a casa con l'idea che sono in ufficio. Il nostro viaggio in macchina in mezzo al traffico è differente. Esatto, non c'è traffico, non c'è macchina, c'è una piccola passeggiata, giusto per cambiare aria, rinfrescare il cervello, rinfrescare i pensieri e fare insieme mente locale sul lavoro da fare per tutta la giornata. Devo dire che è la prima volta, vedremo se lo rifaremo, visto che oggi è venerdì, da lunedì della settimana prossima, però non è una cattiva idea. Dobbiamo uscire prima, perché alla fine siamo usciti un po' troppo tardi, ma non è una cattiva idea. Ora torniamo torniamo a casa, ora stiamo andiamo in ufficio. Il luogo di lavoro. Dove ci aspetta Luna? Oggi l'inception al contrario, piccola story per... Ah, c'è un asciugamano. Workout cardio appena finito di registrare, da come si può vedere. Registrare per... Bloomwell, hello, stiamo registrando, in realtà questo è un vlog perché sto vloggando tutta la settimana. Casino, c'è casino e basta. Bello tosto, questo è cardio aprile, che stiamo andando avanti con le registrazioni. Ok, devo solo dire una cosa. Faremo 3 giri, 3 minuti. 3 minuti per 3 minuti. Tutto questo perché ho sbagliato all'inizio, ho detto 4 minuti di circuito, ma sono esagerati, e quindi però avendolo detto 4 devo andare a toppare e metterlo sopra. Un po' di editing. Questo è il bello di farli insieme, poi ovvio sono registrati, però cioè io li faccio tutti, faccio tutto il workout
e non solo, lo studio prima e lo faccio da sola e poi lo faccio registrandolo. E in questo modo so quanto è tosto un allenamento, se è fattibile anche a livelli di tempi di recupero eccetera, quindi sono super super testati e provati prima di essere consegnati alle ragazze. E là, oggi per pranzo Jimmy Chef e le sue uova. Ancora sì, oggi ma si prova, ma si sperimenta un nuovo modo. Uova strapazzate, radicchio pronto. Radicchio è la verdura della settimana perché l'abbiamo preso al mercato e abbiamo preso radicchio e broccoli, quindi per una settimana mangiamo radicchio e broccoli. E ora io sto affettando le penne. Io sono partito sottile, però queste sono sottile. A me piace sottile e croccante. Infatti ora vado sulla griglia. Cowboy. Gâteau. Yuna. Voilà. Immagino se la perfetto. Mi piace cioè, troppo, troppo. Buon croccante. Intanto è bello areato. Bravo, bravo, bravo. Così ci piace. Jimmy ha detto alle uova. Uovo, uovo, uovo. Questo è mio? Grazie. Voilà. Entonces, mancano tutte le posate a tavola. Meno male, devo apparecchiare io. E anche se non siamo in hotel, ma siamo a casa, you know what's happening. Oh vai, questa sera cena un po' royal, abbiamo questi gamberi, royal, che sono 5 gamberi campari aria, la faccia di royal. Vabbè, sono gamberi, noi prendiamo questo pacco solo sotto Natale perché lo mettono al 50% di sconto all'S lunga. Sotto Natale, quando mettono a sconto? Sì, solo sotto Natale lo mettono a sconto. Li abbiamo fatti scongelare. Ora Jimmy sta togliendo il carapace e poi toglieremo la cacchetta, perché mi raccomando, quella cosa nera che si vede sopra, da togliere. Dino, questo con broccoli e non lo so, pane, non ho voglia, basta, basta, è venerdì, guarda ti riprendo solo da un lato, è venerdì e non ho voglia, no, ancora. Aiuto. Niente, stamattina non ho avuto voglia di fare. No, amore, da due giorni ce l'hai, già il secondo giorno. Appunto, non ho avuto voglia di fare l'altra parte. Ah, bene. Wow. La faccio ricrescere, dai, tanto che un po' ricresce. Ok. Bisezioniamolo. Bist, ti prego. Tira fuori tutto insieme, mi raccomando. Concentrazione, ritmo e velocità. Voilà. Immagina mangiare quella roba, dai. Quindi abbiamo la pane station, stiamo ancora grigliando, qua dietro c'è la broccoli station, pronti, pronti, e adesso andiamo a fare i gamberi alla gamberi station. Oh yes, lo dico io che caldo. No, perché il bollino rosso è quasi scuro. Ok, filo d'olio, peperoncino, cubi, prezzemolo, cubi. E ci siamo, Gio. Senti come la canta, come frigola. Ma sono pochi. Abbiamo. Come sono? Buoni. E basta. Quindi gamberi saltati in padella, pane e broccoli. Cenone. Che bisogna sempre mangiare 3 stelle Michelin, oh yeah. Devo dire che comunque questa settimana ci siamo impegnati perché c'eravate voi. Solitamente non ci impegniamo così tanto, ma è stato un buon incentivo. Grazie. Ma cadici. Ma cadici. Qui tutto pronto, bello fumante, via. Non lasciamo raffreddare, si va a cena. Tutto pronto? Tutto yes. Pronto? Andiamo. Ready.
vendo. Ciao. Ciao. Parti tu i gamberi. Sabato mattina, you know what's happening, mercato time! Questa mattina ho avuto 2 ore di call con la Vale per Bloomwell, è una grandissima sorpresa, sono super esaltata, ma ora è weekend, quindi mercato, nostro carrellino, siamo pronti a fare la spesa per la settimana. No, abbiamo ricevuto la lezione sui carciofi, adoro, che amore. Vai, scegli io. Grossi, ma belli. Questi sono. Perfetto. Anche questi, tagliati sottili, si possono mangiare pure. L'unica cosa di diversa che c'è, che questi sono un po' più dolci. Quindi bottino di oggi, finocchi, carciofi e broccoli. Quindi mettiamo via tutto e io inizio a pulire i carciofi. Oh yes. Quindi prendo il mio carciofo e tolgo le foglie esterne e poi semplicemente pelo e lo sfoglio un po' il gambo. Questo è il primo passaggio, poi quello che farò sarà quello di tagliare le punte delle foglie esterne in questo modo a piramide, io definisco, e poi sfogliarlo un pochino, quindi togliere le foglie esterne che sono le più dure. E basta, metto tutto in pentola e con un fondino di acqua, aglio, prezzemolo, peperoncino, filo d'olio e vanno da solo, un quarto d'ora, 20 minuti, insomma, si vede, è pronto. Facilissimi, sono solo un po' noiosetti da pulire perché sono lunghi, ma non so, io mi diverto. Guardate che meraviglia! Questi sono solo alcuni. Adesso mi sono dimenticata di dirvi che uno degli ingredienti principali per cucinare i carciofi è il limone per non farli ossidare. Quindi ora li roro nel limone, li lascio immersi in acqua finché li cucino, cioè nel mentre che li cuocio. E usciti i primi dalla pentola, il primo giro dalla pentola a pressione, e sono super soddisfatta perché sono riuscita a mantenere tutto pulito e ho anche sistemato tutto in frigo. Il nostro frigo è essenzialmente verdura e il resto della roba è sempre un po' lì accartocciata, del tipo vabbè, sono i broccoli che occupano molto spazio, ma insomma. Sabato di relax, nel pomeriggio siamo andati a fare una passeggiata fuori / shopping / non ho trovato nulla, ho provato 10.000 pantaloni, non me ne stava bene uno, ma erano bellissimi, avevano dei colori stupendi, super accesi. Comunque, pomeriggio di relax, ora siamo tornati, sabato sera, party people. Oggi Jimmy è stato al Bennett, se non sbaglio, e ha trovato queste scatole che fungiranno, serviranno come raccoglitori secchi dell'immondizia, essenzialmente. Fino ad ora abbiamo soltanto lanciato i sacchetti dentro perché questi cassetti non sono una misura standard, come stesso discorso che valeva per il cassetto delle posate, e quindi è stato difficile trovare le misure giuste perché erano sempre troppo grandi o troppo piccoli. Quindi esatto, la soluzione ce la siamo inventata. E quindi questa sera, cioè adesso mi sono messa a organizzare tutto in attesa della pizza. Sabato sera pizza e Masterchef, e raga, rigorosamente quando la prendiamo da asporto, margherita, e noi ci prepariamo le verdurine, il formaggino, la rucola e tutto. Che per risolvere la situa io ho cercato pure l'estetica. Ok, ha cercato pure l'estetica, voleva sottolinearlo, perché se non è estetico e non è organizzato, non è... Cioè, okay. No, sono brutti, che... i contenitori della immondizia sono sempre brutti, sono super cheap. Ok. Quindi, per ingannare l'attesa della pizza, ora sistemo questo. Prima, vediamo come arriva dopo. Ok, lo so che farvi vedere l'immondizia non è la cosa più emozionante di possibile, però
dopo mesi abbiamo un sistema, finalmente. Finalmente, alleluia, bravo Jimmy, complimenti. Chapeau. Fiero di me. Stringimi la mano. Grazie. Perché sarebbe di sinistra? La destra, ma stai... Vabbè, oggi di sinistra, lo so. Niente. È stato un piacere. Ok. Queste verdure, sta pizza. Dov'è la pizza? Oh, vai. Guarda che bella. Wow. Abbiamo ordinato tre pizze, di cui una è l'antipasto, mangiata così, margherita, e poi le altre ora sono in forno a riscaldarsi e le farciremo tutte. Cosa scegli meglio di una margherita? Ottima tattica, mi piace.